Ciao amici dei Lato Positivo. Sapete qual è il posto più profondo del mondo? Penso sia nell'Oceano Pacifico. Qui, vicino alle Filippine e alla Papua Nuova Guinea, c'è la famosa Fossa delle Marianne. Bene, prendiamo un metro molto lungo e attacchiamo nell'estremità la barca in superficie. Ora tratteniamo il respiro e saltiamo in acqua. Ci nuotano accanto pesci e animali marini. Scendiamo più in profondità e nel buio totale. Dopo diverse ore raggiungiamo il Challenger Deep. Il metro a nastro mostra una profondità di 11.000 metri. Oh, la famosa Fossa delle Marianne non è il luogo più profondo della Terra come tutti pensano. Il pozzo super profondo di Kola nella regione di Murmansk in Russia lo batte con un ampio margine. E gli scienziati vi hanno scoperto qualcosa di insolito e sinistro. I geologi stavano facendo una perforazione di 14,5 km. Ma poi hanno incontrato dei vuoti. Sorpresi, hanno deciso di calarci un microfono e altri sensori. La temperatura in basso risultò essere di circa 1100 gradi centigradi. E il microfono registrò lamenti e urla quasi umani. Molti hanno creduto che gli scienziati avessero perforato gli inferi. Le persone avevano già iniziato a farsi prendere dal panico, ma all'improvviso, dal tubo di perforazione è saltata fuori una creatura sconosciuta. Sembrava una capra nera che camminava sulle zampe posteriori. Il suo corpo era avvolto da fiamme nere. La creatura uscì da quelle profonde cavità e corse in una direzione sconosciuta. Ok, questa è solo una leggenda che un giornale ha pubblicato un 1° aprile, il giorno del pesce d'aprile. Ma molti hanno davvero creduto al fatto che gli scienziati che lavoravano al pozzo avessero aperto un portale per il Nether. E che orribili creature ultraterrene erano libere dalla prigionia. Ma come con ogni leggenda, un po' di vero c'è. Più andavano in profondità, più rilevavano temperature maggiori. A 5 km di profondità erano 70 gradi centigradi, a 7 km 120 gradi centigradi. E alla profondità massima di 12 km, i sensori hanno registrato una temperatura di 212 gradi centigradi. Un giorno gli scienziati hanno sentito una forte esplosione sottoterra. Smise tutto di funzionare, quindi cercarono di capire cosa aveva causato l'esplosione. Ma apparentemente lì non c'era niente. Dopo un po', hanno ripreso a perforare a fondo e alla stessa profondità non si sono verificati incidenti. La perforazione iniziò nel maggio 1970. Superarono i primi 7 km abbastanza facilmente. Era principalmente roccia di granito duro. Era come perforare un muro. Ma poi il trapano ha affrontato strati più morbidi e l'asta del foro ha iniziato a sgretolarsi. Era come perforare sabbia bagnata. Ogni volta che gli operai tiravano fuori il trapano, c'era il rischio che il foro crollasse sotto il suo stesso peso. Quando alla fine è successo, gli scienziati hanno scelto una nuova direzione per perforare e sapete la cosa interessante? Alla fine, la mappa dell'intero pozzo non sembrava una trave dritta dall'alto verso il basso, ma un tronco d'albero che divergeva in molte radici. 9 anni dopo, gli scienziati hanno raggiunto la profondità di 9.500 metri e hanno battuto il record mondiale del pozzo più profondo. Nel 1983 lo hanno reso più profondo di altri 2.400 metri. Dopo una breve pausa, c'è stato un incidente. Una parte del trapano si è staccata dal corpo principale ed è rimasta nel pozzo. Per diversi mesi gli scienziati hanno cercato di estrarla, ma non ci sono riusciti. Quindi sono dovuti tornare alla profondità di 7 km e ricominciare da capo. Il trapano era diviso in sezioni e ognuna poteva durare solo circa 4 ore prima di dover essere sostituita. In termini di profondità, si trattava solo di circa 10 metri di perforazione. Dopo, il trapano veniva sollevato in superficie, sostituito e abbassato di nuovo. In media la velocità di perforazione era di circa 60 metri, come con un edificio di 20 piani al mese.
Nel 1990, 20 anni dopo l'inizio dei lavori, gli scienziati hanno raggiunto la profondità finale di 12.262 metri, circa 100 campi da calcio. E dopo un altro incidente, il lavoro si è interrotto. Il Guinness World Records ha registrato il pozzo superprofondo di Kola come pozzo più profondo del mondo. È come il Monte Everest più 9 Empire State Building. Una delle scoperte più insolite al pozzo superprofondo di Kola è stata che il terreno, a una profondità di circa 3 km, corrisponde quasi perfettamente alla composizione della superficie della Luna. Questo ci ha permesso di ricavare maggiori informazioni su come nacque e si formò il nostro satellite. Sembra che nelle prime fasi della formazione della Terra, sul nostro pianeta si sia schiantato un asteroide gigante. L'impatto provocò un'esplosione così potente che una parte del nostro pianeta si staccò e volò via. Questo pezzo di Terra rimase nell'orbita del nostro pianeta, si raffreddò e in seguito divenne la Luna che conosciamo oggi. Un'altra sorpresa per i lavoratori è stato trovare l'oro. Circa 73 grammi per ogni tonnellata di terreno sollevata. Più gli scienziati andavano in profondità, più le rocce erano antiche. In strati di roccia di circa 2,8 miliardi di anni hanno trovato resti fossili di organismi viventi. Il mondo della scienza si è entusiasmato perché questo significava che la vita sul nostro pianeta è apparsa 1,5 miliardi di anni prima di quanto pensassimo. All'inizio degli anni 90 il progetto di perforazione è stato interrotto. A poco gli edifici intorno al pozzo e l'attrezzatura di perforazione andarono perduti. Oggi vi si recano molti turisti per quelle leggende sulle creature degli inferi. Sì, c'è un buco lungo 12 km sotto quel coperchio arrugginito. Ma gli scienziati che lavorano lì non hanno mai raggiunto il loro obiettivo. Volevano perforare il mantello terrestre, ma per farlo avrebbero dovuto scavare fino a una profondità di circa 70 km. Con 60 metri al mese ci sarebbero voluti 80 anni. Questo presuppone che non siano accaduti incidenti. Ma più si scendeva in profondità, più le cose si facevano interessanti. Qualche anno fa hanno trovato un'enorme quantità di acqua in profondità nel sottosuolo. Da qualche parte fino a 600 km più in basso c'è un oceano che ha miliardi di anni. E la quantità d'acqua che c'è è di gran lunga maggiore di quella di tutti gli oceani, mari e fiumi sulla superficie della Terra messi insieme. L'acqua raggiunge i 1500 gradi centigradi. Ma dato che è sottoposta a una pressione fortissima, non evapora. È racchiusa in una struttura cristallina di minerali. Questo oceano si è formato nelle prime fasi dello sviluppo del nostro pianeta, quando c'erano solo lava e detriti di corpi spaziali. Ma la cosa più interessante sono gli organismi viventi, che sono stati lì in isolamento per miliardi di anni. E possono darci un indizio su come è nata la vita. Gli scienziati in Antartide hanno creato un pozzo simile. Sotto lo spesso ghiaccio è stato scoperto un intero lago, grande la metà del lago Ontario. La grande quantità d'acqua in questo lago è solo 3,5 volte inferiore a quella del lago Baikal, il più grande lago della Terra per volume. Il ghiaccio che nasconde questo lago ha almeno 20.000 anni. E l'acqua sottostante è stata isolata al mondo esterno per circa 15 milioni di anni. Durante la perforazione gli scienziati hanno dissotterrato un pezzo di ghiaccio e vi hanno trovato un batterio sconosciuto. Il suo codice genetico era solo per l'86% simile agli organismi viventi conosciuti. Ciò significa che non abbiamo mai visto batteri come questo prima o che proveniva dallo spazio. Ma è solo una teoria. Sappiamo che questi batteri possono vivere in condizioni insolite e a temperature dell'acqua sotto lo zero. Anche la composizione dell'acqua del lago sotterraneo è diversa da quella a cui siamo abituati. C'è molto più ossigeno e anidride carbonica.
Aggiungiamo a queste condizioni il completo isolamento e otteniamo organismi viventi che si sono sviluppati ed evoluti in modo completamente diverso. Cosa significa? Lo studio degli organismi in profondità potrebbe darci un indizio sul fatto che la vita può esistere sotto il ghiaccio su altri pianeti o sulle loro lune. Ad esempio la luna di Saturno. Encelado ha uno strato di ghiaccio spesso 40 km. Potrebbe esserci un oceano al di sotto, riscaldato da sorgenti termali. È tutto per oggi. E ragazzi, ricordate, diventiamo ogni giorno più intelligenti, con il lato positivo.